dovrebbe subito iniziare a partecipare. Vediamo. Eccola! Ciao! Ciao Sofia! Per Tutto funzionante? fortuna andava tutto al primo colpo. Ciao Monocromo Studio, ciao! Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao! Aspettiamo un attimo che le persone si connettano. Intanto lei è Certo. Sofia, mi piace un Piacere a sacco tutti. che si è definita SEO e entusiasta. Sì, effettivamente. Intanto che aspettiamo le persone che si connettano, se vuoi dare un'introduzione in parole ultra semplici di cosa significa SEO e soprattutto se si dice la SEO o il SEO. Io personalmente dico la SEO, poi non so se c'è una regola speciale per questo, ma semplicemente si intendono tutte quelle piccole strategie da adottare per ottimizzare il nostro profilo, quindi semplicemente per renderlo un buon profilo che possa piacere soprattutto agli utenti e poi a Google, perché quello che io penso e dico sempre è che l'importante è che il nostro sito piaccia alle persone che lo leggono, che ci entrano e poi di conseguenza piacerà a Google. Fantastico. Anche perché è importante, come avevo detto in un video YouTube, è importante avere Instagram, però è importantissimo e secondo me è fondamentale avere sito e blog. Quindi Esattamente, esca da Google My Business se si ha un'attività. bravissima. Potremmo parlare anche di quello dopo, allora, visto che l'hai introdotto, questo sconosciuto. Grazie a tutti per partecipare. Allora, visto che siamo già in diretta, possiamo iniziare con le prime domande. Partiamo dalla prima, proprio che ci è arrivata, che è: quali keyword usare per ottimizzare la SEO del mio portfolio fotografico? Ok, allora una domanda un po' vasta, diciamo, perché in realtà, se posso partire un po' dall'inizio, Vai, per abbiamo un'ora di tempo, definire, quindi hai penso tutto il tempo prenderà che vuoi. tutta l'ora. No, semplicemente per definire una strategia di keyword, quindi di parole chiavi che devono essere presenti alla fine dentro al nostro articolo di blog o alla nostra pagina di sito web, bisogna avere soprattutto chiaro chi siamo, quindi qual è il nostro brand, cosa vogliamo fare e ancora di più a chi ci vogliamo rivolgere, perché se non possiamo rispondere a queste domande è impossibile e inutile pensare a delle parole chiave. Quindi questi sono i primi passi da compiere. Se Prendete ti appunti, mi raccomando. quindi dire un portfolio di fotografie in questo modo è un po' difficile perché bisognerebbe capire appunto di quali foto parliamo. Qual è il motivo per cui abbiamo deciso di caricarle online, di metterle sul nostro sito e a chi le vogliamo far vedere, chi è il nostro target? Quando abbiamo soprattutto individuato il nostro target, dobbiamo riuscire a capire, entrare nella mente di queste persone, delle persone ideali a cui ci rivolgiamo, come sicuramente tu sai. Assolutamente. E solo a quel punto potremo fare delle ricerche online e capire cosa cercano queste persone attraverso diversi tools. E a quel punto sarà più semplice trovare le parole chiavi da mettere nei siti. Anche perché è molto diverso se c'è un portfolio fotografico di paesaggio o uno di matrimonio, sono Esatto, proprio due quindi cose. bisogna prima sapere queste cose, capire qual è l'intento di ricerca delle persone online, sempre assolutamente. Non si può cercare, secondo me, di scrivere un articolo, di caricare una pagina se non sappiamo a chi interesserà e se interesserà le persone che ci interessano a noi, che vogliamo Super. raggiungere. Quindi, se la persona che ci ha fatto questa domanda è online, specifichi di che. Oh, ci è già arrivata un'altra domanda, ok? Ok. Quindi, finiamo prima con quelle che ci sono arrivate, dopo iniziamo con le domande. Mi sono Sì, dimenticata allora di alla fine. dire. Insomma, penso, spero di aver spiegato in maniera più generale possibile, quindi la strategia dietro, qualsiasi altra domanda su questo argomento, siamo qui. Esatto. A proposito, se avete domande, fatele tranquillamente anche in diretta, noi finita la lista vi rispondiamo. Oh, la prossima domanda, infatti l'hai proprio nominato i tool, se ci sono dei tool per trovare le keyword migliori. Quindi si collega Perfetto. direttamente. Perfetto. Quando abbiamo quindi stabilito quello di cui parlavamo fino a un secondo fa, possiamo passare alla seconda parte, ovvero la ricerca delle parole chiavi. Qui ovviamente dipende se abbiamo un budget da spendere o meno nella ricerca e quindi nei tools. Il tool più
facile e gratuito sicuramente è Google stesso, sia quindi con Google Trends o anche quando andiamo nel pannello di Google Ads possiamo vedere il planner delle keyword e da lì possiamo farci Vero. un'idea, ma molto più banalmente dalla barra della ricerca di Google. Perché se noi andiamo a inserire una parola nella barra di ricerca, spesso e volentieri abbiamo dei suggerimenti. Vero, magari può aiutare anche entrare con la navigazione in incognito. Esattamente, bravissima, con io vivo con l'incognito, con l'iconcina con gli occhiali di Chrome, l'adoro. Sì, e quindi dobbiamo andare in incognito e fare un po' i detective in questo modo. Secondo me è la più efficace e gratuita. Altrimenti possiamo utilizzare Uber Suggest, che è un Ok. altro ottimo tool che ci dà delle idee sulle keyword e le keyword correlate, quindi per avere delle idee di altri articoli magari che possiamo collegare al primo, Questo è che va bene, utilissimo. sì, anche dalla parte privata è utile, scusami, dalla parte gratuita è utile secondo me. Ottimo. Poi, una volta al mese almeno possiamo utilizzare SEMrush, che ovviamente è il migliore. Per questo, anche perché ci può aiutare a scrivere il piano editoriale, a trovare le parole correlate, ma costa moltissimo. Quindi, se abbiamo pazienza di utilizzarlo quando si risblocca l'attività gratuita, va Ok, bene. quindi dici una volta al mese proprio per il fatto di mantenerlo gratuito, altrimenti se lo si vuole Esatto. utilizzare più Altrimenti spesso è a sono pagamento. 100-200 dollari al mese, mi sembra una cosa. Non Ok. guardo neanche, non so. Diciamo che se uno magari ha un'agenzia lo anche Sì, ottimizza con tutti i clienti. sicuramente. Quando ho Ok. visto il piano successivo a quello base, non lo Mamma so, mia. emozione pura per noi. Se no, uno che non costa così tanto e con cui mi sto trovando benissimo è SEO Tool, sì. Ok. SEO Zoom è perfetto. Come tool SEO Zoom, io lo amo. Ultimamente è il migliore, Andiamo a devo dire. punti. E costa meno, quindi anche in questo caso dipende da voi, però purtroppo non c'è la parte molto a pagamento sulla ricerca delle keyword. Niente. Beh, direi che ci sono un sacco di alternative, sia gratuite che a pagamento, quindi ci si Sì. può sbizzarrire. Oh, passiamo alla prossima. Allora, quali sono gli elementi importanti per Google per portarmi in prima pagina? Cioè, in home page del mio sito, cosa dovrei mettere per essere tra i primi risultati di ricerca? E qui apriamo il mondo. Allora, come posso dire? Non voglio essere cattiva, ma magari non sarà mai così matematico. Una cosa che è importante da capire, soprattutto della SEO, è che non è una scienza esatta. Molto dipende sempre, che è la parola che temo di usare il più spesso possibile quando parlo con i clienti, e soprattutto ci vuole tanto tempo. Quindi costanza, ci vorranno dei mesi prima che Google si renda conto di quello che succede, che siate posizionati in un determinato modo. Quindi Quanti mesi dipende. all'incirca? C'è un Minimo, range? io mi tengo sul largo tra minimo un mese e 6 mesi, dipende ovviamente anche lì dalla grandezza del sito, dal numero dei link interni, da molti fattori, però diciamo un mese minimo dopo che abbiamo Ok. caricato la mappa del sito e abbiamo reso possibile ai robot di Google di entrare dentro. Di farci trovare. Ottimo, quindi E dipende. quindi diciamo, quello che possiamo fare noi sicuramente è fare un'ottimizzazione del nostro sito, quindi la SEO home page che si occupa appunto di come ottimizzare le parti del sito web che abbiamo. In Ok. questo caso bisogna avere sicuramente dei testi abbastanza lunghi, il più possibile, almeno 200 parole. Ok. Ultimamente il che sembra strano, ma più i testi sono lunghi, più Google li posiziona bene sulle 900 parole, 1000 parole. Sembra strano perché la nostra soglia di attenzione è bassissima, quindi Esatto, infatti. dopo un po' che scrolla dico no, basta, questo è troppo lungo, ciao purtroppo. Avrei Però pensato esattamente l'opposto. Cioè, magari poche keyword, ma ben focalizzate e meno testo. esattamente, sì. Sì e no, dipende anche lì dalla Vedi? pagina, da quello di cui vuoi parlare. Su un home page magari possiamo dilungarci anche di più e Ok. fare immagini scattate bene, che per voi sicuramente non sarà un problema. Belle immagini, paragrafi sempre chiari, non troppo testo attaccato, ma le varie parti messe in maniera più gradevoli alla vista, magari le parole anche in grassetto per riuscire a farci capire quello di cui si parla.
bottoni per fare con delle call to action chiare. Si deve caricare velocissimamente, questo è importantissimo, diventerà sempre più importante avere un sito che si carica velocemente. Quanto Anzi, adesso tempo? parliamo dell'ordine dei secondi, 3 secondi massimo di carica. Ok. Adesso a maggio Google farà un nuovo aggiornamento dell'algoritmo in cui verrà presa in considerazione sempre di più la velocità di caricamento. E quello ti Quindi aiuta a portarti in alto nel ranking. sì, soprattutto perché ti chiedo a te, un sito che ci mette tanto a caricarci, tu rimani fino a che si è caricato? Penso che sto 2 secondi ed esco subito. E questa è la risposta. Quindi prima ancora di pensare a Google bisogna pensare a questo. Quindi sì, un sito veloce con le keyword, come dicevi tu, delle keyword che servono alle persone che vogliamo interessare con il nostro sito. Quindi tante cose, sia dal punto di vista del copyright che della parte delle immagini, dei paragrafi ben fatti, della velocità del sito. Devono esserci dei link interni, quindi questa pagina deve collegarsi alle altre pagine del sito. Ok, bell'argomento questo, Sì. interessante. Sì, assolutamente. Le pagine del sito devono essere tutte più o meno collegate tra di loro in qualche modo, se no Ok. rimangono orfane e non possiamo neanche sfruttarle abbastanza, quindi tutto deve essere collegato. Non dico che ogni pagina deve collegare a tutte, ma in qualche modo con pochi clic devono collegarsi tra di loro anche le pagine. In modo tale che magari, indipendentemente da dove cade il visitatore, dopo arriva dappertutto. Esattamente, esattamente, in Ok. una maniera facile, e anche lì bisogna riflettere magari anche un prima. Io cerco sempre di disegnarla prima, la struttura del sito, La disegni a anche penna o la sì, disegni perché io faccio digitalmente? tutto a penna, anche la ricerca delle keyword, ma questa sono io. Ognuno può fare con Excel come vuole, abbiamo visto che Excel per noi è la vita. Mamma mia. Quindi sì, insomma, queste cose, e poi si dovrebbe aprire tutto. Il discorso dei backlink, quindi di altri siti che linkano a noi, che parlano di noi, Ok. che ci citano, ma lì poi ci andiamo a perdere su discorsi un po' più complicati. Però ecco, sì, per linkare bene bisognerebbe anche far sì che qualcun altro parla di noi sulle loro piattaforme. Ottimo, e per questo tornano molto, molto utili le submission per i fotografi di matrimonio, soprattutto perché così si vengono pubblicati i loro lavori sui siti di riviste o di blog del settore. Assolutamente. Quella è E un'ottima cosa. anche un'altra cosa fa facile, un'altra cosa che si può fare così, che penso voi possiate sfruttare, sono anche le recensioni, che Ok. vengono anche, sono molto importanti anche per Google e soprattutto sulla scheda Google My Business Plus. Se avete delle recensioni, quelle vi aiutano e sono più semplici di magari dove strutturare delle campagne di digital PR. Ok. Dopo teniamoci buono questo Google My Business. Sì, Okay. giusto. Anzi, nei commenti scrivetemi se sapete cos'è, chi E ce se l'ha, lo chi non ce avete. l'ha. Esatto, quello è importantissimo. Passiamo alla prossima. Sono molto curiosa della tua risposta, perché anni fa avevo fatto un disastro sul sito precedente, quindi vediamo. Sul mio blog parlo di fotografie e viaggi. Google mi può penalizzare perché parlo di due argomenti così diversi oppure non cambia? Anche qui posso dire sempre dipende, anche qui. Allora, sicuramente avere dei siti con degli argomenti troppo diversi potrebbe essere controproducente, questo sicuramente. Però io torno sempre allo stesso discorso. Se abbiamo presente, se sappiamo a chi ci vogliamo rivolgere, come poter unire queste nostre passioni in qualche modo, possiamo comunque creare fuori un buon progetto, soprattutto magari se riusciamo a collegare i due argomenti anche con degli articoli complementari, in qualche modo quello alla fine non credo ci dovrebbe penalizzare troppo, soprattutto perché non sono argomenti così diversi come altri. Quindi io credo questo e secondo me fino Ottimo. adesso anche dei blog che ho visto che si occupano magari, che parlano degli argomenti più disparati, non hanno avuto troppo problemi, però voglio sapere prima la tua esperienza. Nel blog che gestivo tanti anni fa, sempre sul nostro sito di fotografia di matrimonio, parlavo un po' di tutto. C'era anche la rubrica del venerdì, un macello. Google mi aveva indicizzato come se fosse un'agenzia di viaggi.
Dopo come se vendessi cuscini, perché avevo fatto un articolo del blog riguardante i cuscini relativi alla fotografia. Ho detto, oh mio Dio, ok, quindi ho tagliato tutto e parlo solo di matrimoni e servizi di coppia. Sì, esatto, però anche è anche vero che magari delle informazioni che puoi dare, ora non so questa cosa dei cuscini, però possono essere utili se poi le vai utili per un fotografo. Quindi se alla fine è un argomento che può interessare, è vero, magari indicizzi per una cosa, a volte succede che vanno indicizzate per le cose e dici, ma come cavolo è possibile? No, assolutamente Fatto. no! Oh È mio vero. Dio! Però io penso sempre che alla fine sia anche un argomento utile, che in qualche modo si ricollega e che può aiutare il tuo target. Non c'è poi Esatto, basta era. ricollegarlo, questo è il fulcro di Esattamente, tutto. ed è un contenuto di valore. Prima di andare avanti, perché ho visto che c'è una domanda in merito a una cosa che avevi detto prima da parte della mamma Milizia, nome fantastico. Per link interno si intende anche una foto messa all'interno di un articolo che ha come link un'altra pagina del nostro sito o ad un altro articolo? Quindi se la foto, a seconda se la foto in, con link interno si intende qualsiasi link che collega una pagina ad un'altra pagina o articolo del nostro sito o Esatto. del nostro blog. Normalmente più sono anche con le ancore, quindi proprio una semplice ancora che può essere riportata nel testo, oppure i footer in Ok, basso, sì. le parti in basso o il menu in alto, quindi qualsiasi link ci porti da un'altra parte. Quindi se Il ho capito, footer per sì. chi non è pratico Sono, è il menu in basso, è la parte più in basso del vostro sito dove potete mettere delle informazioni. Anche lì, ecco, magari bisogna stare attenti a quali, quanti link mettere perché Google non vede molto di buon occhio i footer, perché spesso sono stati utilizzati per metterci troppe parole chiave oppure dei backlink non di qualità, quindi è rimasto un po' di pregiudizio, possiamo dire, forse. E quindi sì, bisogna stare attenti che magari non siano sempre gli stessi o a cosa si mette, ma non ha, diciamo che un link importante non dovrebbe essere troppo messo nel footer perché perde l'importanza. Anche lì c'è una terapia. La mamma Mivizia ha confermato, sì, che intendevi proprio, cioè che hai azzeccato quello che intendeva. Più, Ottimo. ok, per fortuna. Allora, prossima domanda. Come faccio a capire se una keyword è meglio di un'altra? Cioè se c'è una sorta di punteggio? Sì, c'è una sorta di punteggio, ovvero ci sono in realtà tre fattori. C'è il volume di ricerca, quindi quanto una keyword è ricercata su Google. Poi c'è l'opportunity, ovvero quanto opportunità, quante possibilità alla fine abbiamo di competere per quella keyword e la difficoltà, quindi quanto è forte già la competizione per quella keyword. Ora, riuscire a capire, tutto deve essere un po' un equilibrio. Per esempio, non è detto che se una keyword ha un volume troppo grande, è meglio di una con un volume più piccolo, anzi, perché molto probabilmente la competizione sarà molto più alta e magari sarà fatta dai grandi del settore con cui è più difficile competere. Quindi in realtà il volume può essere anche più basso, non bisogna credere che sia quello, in realtà bisogna guardare anche soprattutto l'opportunità, l'opportunity e la difficoltà. Per riuscire a cercare un equilibrio tra questi tre fattori per riuscire a trovarla. E soprattutto, collegandoci a questo, ci sono due tipi di keyword, quindi quelle Wow, short tail, ok. quelle più, ma sicuramente lo sai, a coda corta, ossia tradotto, e a coda lunga. Quindi, ad esempio, fotografo di matrimonio potrebbe essere short, quindi più corta, fotografo di matrimonio. Magari a Roma, specializzato nelle foto, non so, classiche, ecco, non so, l'ho buttata proprio tantissimo a caso. Quindi una molto lunga, una frase intera, si chiama long tail e quindi ha sicuramente una competizione minore perché ci sono meno fotografi a Roma specializzati in questo. Quindi quando il nostro utente l'andrà a cercare, la competizione sarà minore ed è più facile che voi arrivate in prima posizione. Questo Una per dire che keyword lunga potrebbe essere anche, ad esempio, come vestirsi per le prematrimoniali. Ok, esattamente. perché infatti Quindi una keyword l'avevo. non è mai solo una parola, Ok, può essere anche una frase. E fantastico, più questa ottimo. frase è lunga, più si allunga la Bene. coda,
più il volume sicuramente si ristringe, ma più aumenta l'opportunità per noi di competere con quella parola chiave. Com'è possibile vedere l'opportunity, il ranking? Si vede con i tools che nominavo Ok. prima, sono delle cose che si vedono tutte lì, sempre. Ok. Ok. Ottimo. Quindi tanto la diretta viene salvata, quindi tornate all'inizio e scrivetevi i nomi dei tools. Uber suggesto, SEO Zoom, sempre lasci. No, E fantastico. poi sicuramente, ecco, magari l'ultima cosa che volevo dire a favore delle Vai, vai. keyword lunghe è che se il volume è minore, però le persone che cercano questa cosa probabilmente vorranno voi, perché sanno già cosa cercano, o comunque è più facile far risaltare perché saranno più sicuri di scegliervi molto probabilmente. È Quindi il proprio una fotografo. nicchia Sì, è ristretta. una nicchia, perché un fotografo di matrimonio, poi magari se non vi spostate nella sua zona, ad Esatto, esempio, esatto. come al solito ho preso così, sempre Però ci sta, ci sta. voli pindarici sugli esempi io. Ci piace. Insomma, sei stata chiarissima. Fantastica Spero, questa cosa della perché doppia so che la SEO lunghezza. risulta a tutti veramente difficile, quindi spero di essere chiara su questo, un po' confuso in certi momenti. In caso se hanno domande ci scrivono assolutamente. Noi continuiamo con un'altra domanda che è, torniamo all'home page. L'home page del sito quanto dovrebbe essere lunga per essere indicizzata bene? Era quello che stavamo Sì. dicendo prima, e per ripetermi sempre, anche qui dicevamo meno di 200 è difficile, perché poi Google ti viene a dire, ad esempio, vi hanno un errore sul sito in cui il linguaggio HTML è più lungo del testo, che è un errore, quindi più testo possibile è meglio, ma sempre se stiamo dicendo cose importanti e utili. Non dilunghiamoci solo perché ci dobbiamo dilungare, non siamo troppo avari di parole perché altrimenti non diamo abbastanza informazioni. Se pensiamo di aver detto abbastanza davvero per la nostra audience, va bene così. Ottimo. Anche perché se siamo troppo corti non va bene a Google, se siamo troppo lunghi non va bene Non a chi va ci bene agli legge. utenti. Quindi dobbiamo trovare un po' un compromesso, una via di mezzo. La Google è equilibrio, sì, la Google la segue equilibrio. Esatto. Quando scrivo gli articoli del blog, magari sui matrimoni o sui servizi di copy, insomma, servizi fotografici in generale, uso Yoast SEO per WordPress. E infatti ogni tanto io intanto scrivo, dopo scendo e guardo i suggerimenti, mi dice non hai raggiunto il numero di parole. Le parole chiavi non sono state ripetute abbastanza spesso. Esatto. Dobbiamo Però ti parlare della senti. parte leggibilità di Yoast, che è Oddio. Dai, parliamo un po' di questo. Per chi non lo conosce, lo introduciamo. Che cos'è? un plugin fantastico di WordPress, soprattutto, che ti aiuta in tutto praticamente, perché se scriviamo, appunto, aiuta sulla parte della scrittura, ci ricorda se ci scordiamo delle cose importanti come mettere le parole chiave nei testi, nei sottotitoli, nell'heading, nelle immagini, Vero. se è lungo abbastanza, se ci sono abbastanza link interni, perché come dicevamo prima sono importanti, se è scritto bene, tutta una serie di informazioni da. E poi e questo solo la parte gratuita, perché poi a pagamento aiuta anche su una marea di altre cose importanti e utili come redirect. Quello è un po' più complicato, il Ok. pagamento Sì, tecnico, io però diciamo utilizzo che la parte gratuita, infatti, la già mi parte basta. gratuita, la parte di scrittura aiuta tantissimo, e soprattutto poi hanno un blog fantastico, io lo amo. Sono iscritta alla newsletter, lo leggo tutti i giorni, perché oltre a spiegare le cose veramente bene, è in inglese ma è veramente chiaro. Quindi se le persone sono interessate alla SEO e sanno l'inglese, secondo me lo consiglio sempre di leggerlo. Non ho mai visto il È blog di bellissimo. Yoast. Tu ce l'hai tra i preferiti, immagino, no? Sì, ma voglia, no, veramente la newsletter che mi arriva tutti i giorni. Hanno anche un Peccato. podcast da un po' di tempo. I podcast sono un'ottima cosa. Mi sono accorta adesso quando porto a fare la passeggiata, quando porto Chloe a fare la passeggiata, il cucciolo di Border Collie. Allora mi metto lì con le cuffiette, ascolto, meno ti Sono fatti rilassanti, è vero, e poi sentire. sono un trend in questo momento, quindi se pensate di inserirlo nel vostro blog, fate bene. Ottimo, una cosa in più da fare. Esatto, che non bastavano le immagini, i video. No, esatto. No, era anche podcast. Super.
Passiamo alla prossima. Quanto testo consigli di inserire nell'home page del sito per indicizzarlo al meglio? Siamo sempre là, quindi Sempre là, quindi è quello che 200 e 900. dicevamo sempre. Piace un sacco questo home page, comunque. Beh, sì, direi. Soprattutto, ecco, un'altra cosa che possiamo dire dell'home Vai. page è la vostra value proposition, quindi la cosa, il valore che darete, quello che volete, come volete aiutare, ecco, le persone, cosa vi rende utile, mettetelo sempre all'inizio, nelle prime Ottimo. righe assolutamente dell'home page. È un po' come la bio di Instagram. Esattamente. Che va là. È come l'avvio di Instagram, dopo che leggi la prima cosa te ne vai se non ti interessa abbastanza. È vero, è vero. L'ultima che c'era arrivata era: hai dei consigli su come ottimizzare le immagini? Ah, sì, allora, questo poi è proprio il post che uscirà alla fine di questa diretta. Il mio post Dai. parlerà di questo, su questo progetto che sto facendo con un'altra ragazza di Ok. gioco e SEO. E il primo argomento è l'ottimizzazione delle immagini. Quindi, diciamo, devono essere, come diciamo prima, delle immagini leggere, almeno sui 100K, perché altrimenti si carica lentamente e, come abbiamo visto, questa è la morte del sito. Devono essere scattate bene, foto luminose, belle, e ancora, come dicevo, non sarà un vostro problema. Devono essere delle foto che a seconda del device che abbiamo in mano si devono adattare. Ma non può essere una foto che magari dal computer si vede bene, ma sul cellulare perde, anche perché hanno visto che in questo momento il cellulare ha superato il Sì, computer è nell'utilizzo, quindi è importantissimo questa vero. cosa. Quando E guardo le questo statistiche di Google di Analytics mi vedere. mostra la percentuale, infatti siamo sul 65 sul mobile, Tanto. il resto è computer e tablet. Sì, è Tantissimo, così. quindi questo deve essere importante di avere un sito responsive. E poi, quindi, questo dal punto di vista più tecnico, diciamo, dal punto di vista più della SEO, dobbiamo saper mettere le parole chiave anche nelle immagini. Tu E qui, lo ok, fai questo? spiegaci. Io voglio Ogni sapere tanto. ogni tanto muoio. Diciamo che quando vado in basso e mi dice le immagini Sei non scordata. hanno i tag, ok, allora prendo la keyword, ne metto in un paio, perché se dopo le metto su tutte mi dice no, la parola chiave è presente troppo, ok, togli. Un caos. Quindi perché quando noi andiamo a caricare le immagini sui nostri CMS, normalmente abbiamo dei campi che possiamo riempire: il titolo, l'alt text, quindi il Esatto. testo alternativo e poi la descrizione. Quindi più Spieghiamo il testo importante. alternativo. Partiamo dal testo alternativo, che io sono un disco rotto su questo, quanto è importante. È il testo che compare quando non è possibile caricare la foto. Questo può succedere perché magari sono dei browser o dei computer che hanno queste impostazioni, quindi può succedere, neanche ce ne accorgiamo e non lo potremo sapere, che degli utenti non caricano mai le foto. Quindi per questo motivo dobbiamo dargli un testo per spiegare che cosa, di cosa la foto parli. In questo modo noi possiamo inserire la keyword principale del nostro articolo, della nostra pagina web, qui dentro. Ma per questo poi io sto di bacchetta, perché non deve succedere sempre in maniera meccanica che mettiamo un elenco di parole chiave dicendo: ah, ok, perfetto, così ho Fatto, risolto il CTRL-C, problema. CTRL-V e via. Esattamente, che lo so che succede questa cosa. Certo. Comunque, noi dobbiamo pensare che noi stiamo cercando di rendere la foto accessibile, quindi noi dobbiamo descrivere la foto in una maniera molto concisa. Io consiglierei sui 100 caratteri, magari. Quindi, Tanto no, no. comunque, ok. Sì, massimo, poi anche lì dipende, eccetera. Però, e deve essere presente la parola chiave. Almeno in un Ok. paio, messe in un certo contesto a seconda della foto. Però se poi altre foto parlano di un'altra cosa e tu la vuoi descrivere, non è un problema questo, anzi, dovresti farlo per aiutare chi non vede le foto. Benissimo. Tu Dovrei passi andare a da fare rivedere tutto. audit, questo compare sempre. Poi devo andare io sotto 100 foto a rimetterlo, Mamma quindi mia. per favore. Metteteci. Alt text, mettetegli alt text. Poi per Mamma mia. passare alle altre due c'è il titolo della foto, che può contenere la parola chiave. Questo non è il trucco del millennio, non è che cambia così tanto, ma secondo me la SEO è fatta anche da tanti piccoli mattoncini.
quindi che si costruiscono tante piccole pratiche, buone pratiche che possiamo avere per ottimizzare alla fine il nostro sito. E questo è un altro di quei mattoncini, mettere la parola chiave nel titolo della foto, Ok. quando andiamo a caricare, e poi la descrizione. La descrizione è quella parte di testo che appare subito sotto la foto, che è Ok. visibile. E visto che è visibile, la descrizione può anche risultare nel conteggio totale delle parole, quindi se il testo è troppo corto e non sappiamo cosa dire, almeno ci possiamo aiutare anche in questa maniera. Spettacolo, questo è un tips molto, molto utile. La mia chicca del mese, questa devo dire. E per far comparire le immagini, quando fai la ricerca su Google e vai a ricercare proprio le immagini, per farle comparire là dove devi inserire la keyword. Lì comunque nell'alt text sicuramente, quindi Ok. queste sono delle buone pratiche. Poi lì dipende soprattutto anche da Google, se ha deciso, perché alla fine le immagini, poi che sono o i rich snippet, quindi il nostro URL, la descrizione sotto che compare nella ricerca, nei risultati di ricerca, si chiama snippet, quello Ok. può avere più o meno informazioni ultimamente, che può avere le recensioni, il prezzo. Può comparire una lista a volte, come fatta con delle freccette che ci fanno leggere Sì. velocemente il testo. Tutti questi sono rich snippet e sta più o meno a Google decidere se il testo vale la pena di creare questi rich snippet o meno. E le immagini anche sono su questo, si muovono su questo. Quindi Ottimo. ottimizzarle sicuramente aiuta ad aumentare le possibilità che Google faccia questo. Anche il mettere i dati strutturali, che è anche quello però un argomento magari un po' più tecnico. Sì, qua ci addentriamo veramente Troppo, nel poi tecnico, la nel gente comincia a tecnico. pensare che la SEO fa paura. Io non voglio, Esatto, noi non vogliamo questo. no, non esistono. Volevamo semplificarla. No, fantastico. E adesso possiamo rispondere alla domanda che ci è arrivata prima. Intanto ci saluta. Consigli per un nuovissimo blog? Ne ho aperto uno qualche giorno fa. Consigli, scusa, non ho sentito bene. Un nuovissimo blog, ne ho Un aperto uno. nuovissimo blog. Sì, quindi qualcuno che inizia proprio da zero. Beh, da un certo punto di vista meglio, perché sicuramente non dovranno andare a risolvere dei problemi che possono essere arrivati prima. E quindi quello che dicevamo inizialmente, avere una strategia chiara, proprio anche di ciò che vogliamo dire, a chi vogliamo dirlo, fare una ricerca delle parole chiavi e creare con un blog un piano editoriale, assolutamente, non andare alla cieca, perché questo ci può sicuramente aiutare. Magari pensare anche a creare delle le pagine, gli articoli collegati fra di loro, per tornare al discorso dei link interni, che è molto importante. Quindi magari anche cercare le parole correlate, quindi delle parole Ottimo. chiave che si collegano alla parola chiave che abbiamo utilizzato nell'altro articolo. Quindi In questo magari modo. dividere un macro argomento in categorie e Esatto, dopo linkarle tra di sì, è loro. come se parlassi della SEO, SEO home page. Oggi faccio un argomento su come stavamo dicendo, appunto, le immagini, l'ottimizzazione delle immagini, e domani potrebbe essere sull'ottimizzazione dei testi, e poi le collego e dico che sono Ottimo. collegate. E quindi questo ci può sicuramente aiutare, perché poi se le persone hanno trovato interessante il primo argomento, è molto più probabile che vadano a leggere il secondo argomento, perché li ha già Esatto. interessati. Quindi cercare di farci una struttura, uno schema mentale per unire e fare un discorso, magari come dicevi tu, più ampio, un macro discorso, e trovare tanti spunti per parlarne in maniera diversa e guardarlo da diverse angolature. Angolazioni. Ancora te. Sì, Guardare. Non so parlare tranquillo. più. Troppi, l'Inghilterra mi ha ucciso su questo, mi dispiace. In che senso? Aver vissuto 3 anni a Londra mi ha fatto scordare un po' l'italiano, mi dispiace. No! È così, Ma purtroppo adesso è tu sei in così. Italia o sei all'estero? No, sei in Italia. Sono tornata a Ok. dicembre. Mamma Quindi, mia. E finalmente. pensi di ritornare o resti qua? Sto No. bene qui. È Sto bene qui, grazie. No, stato basta, bello, ma basta quel basta. clima, basta tutto. Il clima, mamma mia, non lo si immagina. La metropolitana, quando si andava tutti in metropolitana, gli incubi. No, è anche bella, è divertentissimo abitare a Londra, non voglio dire solo male. Aspetta, mi è partita una cuffietta, vediamo. Oh, vediamo se ti sento. Si è scollegata la cuffietta.
No, c'è. Io sento. Tu senti? Ok. Sì. Un po' cracchiante, ma sento. Ok, adesso mi senti? Sì. Ottimo. Deve essersi scaricata perché uso sempre la sinistra. Io sono senza al momento, anche perché non sono sbaglio vecchio che non funzionano più. Ottimo. E adesso possiamo introdurre quel bellissimo argomento che abbiamo messo da parte prima, cioè Google My Business. Google My Business, quindi la scheda Google che consigliamo a tutte le persone che hanno un'attività di attivare, anche perché è gratuita, ed è quella scheda, quella parte di Google, diciamo della pagina dei risultati che appare tutta sulla destra, dove danno delle informazioni. Se io mettessi ad esempio il tuo nome, il Sì. nome Esatto. della tua compagnia, diciamo della tua compagnia, apparirebbe subito là, perché giustamente l'hai. Ce l'ho, esatto, ce l'ho. Promossa. Promossa, e quindi appunto è come un biglietto da visita che noi diamo immediatamente sulla prima pagina, o comunque cerchiamo di renderlo in prima pagina o tra i primi risultati, e lì possiamo mettere appunto ad esempio il nome della compagnia, alcune foto, gli orari, se siamo un'attività Un che ha degli negozio. orari, il numero di telefono, in questo Ok. modo ci possiamo far contattare, la mail, e soprattutto possono apparire lì le recensioni, che come dicevamo prima sono importantissime, sia per Google ma poi soprattutto proprio per le persone. Esatto, perché quando uno va a cercare magari il fotografo, dice tra uno che magari ha 50 recensioni e uno che non è neanche uno, è Scegliamo comunque il quello che sintomo di fa, a affidabilità. meno che non siano tutte da una stella. Esatto, purché siano positive, purché siano positive. E soprattutto perché la persona risponda a tutte le recensioni, questo è importantissimo sempre. Bisogna rispondere alle recensioni come bisogna rispondere ai commenti su Instagram, Ok, diciamo, sì, e se no sembra ai un po' lasciata lì social. allo Esatto. sbando. E poi soprattutto adesso si possono anche, cioè adesso si possono anche collegare dei post, fare uscire dei post su Google My Business che sono temporanei ma sono utili perché magari possiamo andare direttamente a leggere degli articoli da Google My Business. O Ottimo. mettere i nostri prodotti, quindi metterla anche come una vetrina in questo caso, e mettere le keyword, quindi di tutto si può fare. Spettacolo, ottimo. E anche qui si possono mettere le foto. Le foto devono Sì. avere qualche requisito? Quei requisiti che dicevamo prima, il più delle volte, quindi non pessime foto, ma foto di buona qualità, caricate bene, insomma, le solite cose. Ok. Se avete domande, approfittate di Sofia, mi raccomando, che ce l'abbiamo qui ancora per una ventina di minuti. Io avevo una curiosità, ossia gli errori, quelli che vengono fatti più spesso quando si parla di SEO. Ok, allora uno penso che l'abbiamo detto, che è la mancanza dell'alt text, di mettere gli alt text, quelli mi compaiono praticamente con tutti i siti che vado, a cui vado a fare la site audit, quindi dove Ok. vado praticamente a vedere quali sono i problemi, se ci sono delle criticità da risolvere, questa è una delle cose. Può capitare, ma questo meno ultimamente, che non ci sia il protocollo SSL, quindi non si è sicuro, non ci sia il lucchetto. Per Sì, che intenderci, poi è prima di dover identificato mettere con HTTPS. Ok. esattamente, e quello è importantissimo, uno degli errori peggiori. E poi, invece, dal punto di vista proprio dei testi, capita spesso che non ci sono gli headers, quindi gli H1, gli H2, o se ci sono, non sono in ordine. Magari si passa dall'H1 all'H4 senza un ordine, perché in realtà questi servono a creare una sorta di gerarchia del testo. Quindi a Vai, parla di vedere quest'ordine. esattamente il testo è strutturato in quest'ordine. Possiamo fare un esempio, se ti va, Vai, vai, giusto fai per tutti gli farti esempi che capire, perché vuoi. so che questa è una domanda che fanno spesso. Per esempio, come dicevamo prima, un articolo che potrebbe essere sul tuo blog, ti stavo pensando, è come scegliere, quale tipo di foto scegliere durante un matrimonio. Ok. Quindi i colori, la tipologia. E questo sarebbe il titolo del Ok. nostro articolo, andrebbe in H1, perché appunto stiamo dicendo che è il più importante dal punto di vista della gerarchia, lo stiamo dicendo ai nostri utenti e a Google. Ok. Quindi il titolo va in H1 sempre ed è solo uno. Per Ottimo. chi dice che ce ne possono essere altri, io dico no, sono della vecchia scuola, ce ne va uno. Poi tu come rispondi?
a grandi linee quali potresti dire che sono le varie modalità o magari le varie tipologie delle foto? Rispiegami le varie tipologie di foto, non avevo ben capito. Sì, magari se la gente sceglie a farle in bianco e nero o a colore, okay. Cosa, se le vuole più spontanee o più in posa, esatto, ok. Quindi queste andrebbero in H2 perché sono una sottocategoria, diciamo. Okay. E un sottotitolo? Un sottotitolo, il okay. titolo di un altro paragrafo. Va bene. Ok. Poi, ad esempio, se dentro il gruppo spontaneo che dicevi tu ne esistono altri, possono esserci delle foto spontanee divise anche qui per gruppi, altre categorie, io non lo Potresti fare foto spontanee al tramonto, foto spontanee all'alba. Esatto, quindi in questo caso andrebbero negli H, siamo arrivati agli H3, perché okay. è ancora un'altra sottocategoria. Quindi stiamo dando un ordine al nostro testo e alle persone che ci seguono, che lo leggono. Ok. In questo modo semplicemente stiamo dando una gerarchia che deve essere un minimo rispettata in questo modo. Quindi se spesso mi succede che si passa dall'H1 all'H4 senza mettere l'H2 o l'H3, che è un errore che viene valutato. Cosa sta succedendo qua? Abbiamo saltato un po' di pezzi. Esattamente. Quindi ecco, diciamo che questo è uno degli errori più comuni e questo è il motivo per cui non dovrebbe essere fatta questa cosa. Ci sono degli elementi che devono sempre esserci, cioè l'H1, l'H2, l'H3, l'H4 devono sempre esserci oppure... No, non devono esserci tutti, diciamo che tendenzialmente sono sei. Ok. L'H1 sì, ci deve essere perché è il titolo. Esatto. Gli H2... Se stiamo parlando soprattutto di articoli di blog, magari possiamo dire l'H2 fino all'H3, sicuramente spingerei, consiglierei di metterli. Magari su una scheda prodotto di un e-commerce, l'H1, sì, l'H2 possiamo arrivarci, ma so che è già un po' più complicato. Mitologia moderna dice battaglia navale. No, parliamo degli anni. Può sembrare, perché appena arrivato si sente dire H1, H2. Acqua. Vedi, io negli articoli del blog ho sempre inserito l'H1 e l'H2. Stop. Vabbè, comunque va bene. Ok, ottimo. Promossa anche qui. Però sì, diciamo che sono questi maggiormente gli errori che vedo fare. Sicuramente gli text, gli H, il protocollo in terza battuta magari. Il protocollo. Quello cosa? Che diciamo prima della, okay. HTTP. L'HTTP, ok, che così tutti capiscono. Ottimo. È un'altra curiosità che avevo, i miti da sfatare sulla SEO. Ok. Allora, penso che il primo si è capito che è quello per cui mi batto, credere che la SEO sia così complicata e per questo motivo magari non mettercisi proprio, perché è vero che delle parti, ok, lo ammetto, possono essere un po' più tecniche, ma le parti di cui stiamo parlando adesso non sono così difficili alla fine e servono perché servono a creare dei contenuti di valore e facili anche da leggere per gli utenti, quindi io credo che sia importantissima. E questo poi si collega al secondo mito, secondo me, che è inutile e soprattutto inferiore magari alle ads, alle pubblicità a pagamento. Spesso si sente dire, ah no, ma le ads sono più efficaci, ci mettono meno tempo, perché come dicevamo, la SEO ci vogliono mesi, eccetera. Però io penso, che a cosa serve pagare dei soldi? Magari vinciamo anche andiamo anche alle prime posizioni con le nostre ads, ma se poi il sito non è ottimizzato, se carica male, se ci sono troppi testi che si leggono male, se tante cose, tutte quelle che abbiamo visto, non funzionano, che senso ha sprecare questi soldi? Perché alla fine sono sprecati. È vero. E magari appena smetti di pagare, cadi giù. Quindi hai buttato proprio letteralmente dei soldi. Quindi è proprio impossibile, anzi vai a aumentare magari il bounce rate, quindi il tempo che una persona, quanto l'utente rimane sul sito, quanto velocemente se ne va via, che magari non va a influenzare la SEO direttamente, ma tutte le altre analytics sì. Quindi io credo per questo che serva così tanto la SEO, soprattutto perché poi se una cosa è ben indirizzata, la gente continuerà a entrarci. Esatto. Se magari si è creato un buon funnel di vendita su un articolo ben posizionato, su una pagina ben posizionata, si continuano ad avere dei soldi, si continua a generare vero. Soldi anche se uno non ci sta più spendendo con delle pubblicità a pagamento. Quindi è un investimento di tempo, bisogna avere un po' di pazienza. Un investimento di tempo, pazienza sicuramente,
Però funziona, assolutamente funziona, costantemente, piano piano, ma arriva. Quindi abbiate pazienza. Abbiate pazienza, perché poi arriva. Mitologia moderna dice, beh, ma Sofia lo rende sempre semplice ed accessibili, e di miti io me ne intendo. Vero. I suoi miti sono sempre bellissimi, mi ricordano quando andavo al liceo. Dopo vado a visitare la sua pagina, non la conosco. Sì, no, è bellissimo, utilizza i miti per spiegare tutta una serie di argomenti interessanti. Bravissimo. Dopo, quindi andiamo tutti a vedere il suo profilo perché adesso mi hai incuriosito un sacco. Sì. Se avete domande, fatecele. Mi sembra di non aver perso nessuna domanda. Vediamo, Ho paura, vediamo. sto qua, succede qualcosa. No, non ci siamo persi niente. Ottimo. È un bel argomento questo della SEO. È vasto, E sicuramente è basta. molto vasto. A te com'è iniziata questa passione per la SEO? Ma tendenzialmente io già lavoravo comunque nel mondo del, perché io lavoravo come event planner e stavo Ok. nel dipartimento di marketing. Ok. Avevo una manager che ho adorato e che poi tra parentesi è della Corsica, quindi ci parlavamo anche in italiano e ho scoperto come parlano lì, è fantastico. E mi ha insegnato moltissime cose sia già di marketing che mi avevano incuriosito. E un po' mi ero già avvicinata quindi a tutto il mondo, alle strategie di vendita, a tutta una serie di cose che mi hanno sempre più fatto aumentare l'interesse per la materia. Poi stavo per iniziare a lavorare anche, e un po' ovviamente avuto un'infarinatura di SEO. E poi dovevo iniziare a lavorare per un'agenzia e lì mi sarei occupata di local SEO, quindi tutta la SEO Ok. che diciamo relativa più alle realtà local e alla scheda Google My Business. E quindi ho studiato moltissimo l'argomento per lavorarci. Poi purtroppo, causa Covid, la cosa non è più potuta andare, ma la passione è rimasta e quindi ho continuato a studiare, a fare schemi ovunque appesi per casa. Nella mia casa londinese c'erano poster con tutte cose di SEO, a fare corsi, insomma è diventata una passione sempre più grande. E appunto molto spesso le persone mi guardavano, ma tu sei proprio sicura di questa cosa? Sì, mi piace. Sì, mi piace e serve veramente, quindi assolutamente. Sono arrivate altre domande. Come integrare i trend nei nostri articoli e blog post per aumentare la nostra visibilità su Google? Anche lì, a seconda dell'argomento e di quale trend, però ad esempio, come stavamo dicendo, un trend che sta andando molto può essere quello delle guide. Le guide in questo momento vengono spinte moltissimo, soprattutto anche da Google. Quindi, come dicevamo, creare degli articoli in cui andiamo a spiegare per passaggi alle persone come fare qualcosa effettivamente. Quindi le aiutiamo, creiamo veramente valore, perché andiamo a guidarle in un processo che magari non sapevano come. I Come cuscini dei fare? fotografi. Esatto. Io sono troppo curiosa, voglio leggere, non male. Guarda, ormai è caduto il dominio, è caduto tutto, quindi è irrecuperabile. Però Rifacciamolo. ti ripesco quei cuscini, secondo me ci sono ancora. Grazie. Però appunto questo dovrebbe essere un trend che va moltissimo e che può essere sfruttato praticamente, penso, da tutti. E che Assolutamente. soprattutto se fatto in un determinato modo può anche aiutarci a creare i rich snippet che diciamo prima. Quindi l'articolo può essere estrapolato e può essere già messo in prima pagina, nella pagina di Google. Anche se. Spettacolo. Bisogna E sbizzarrirsi e poi. perdere un po' di tempo lì a cercare. Esattamente, sapere come scriverli, un po' di trucchi ci sono e può essere, o come diciamo prima, utili. E un altro potrebbe essere quello dei podcast che stavamo Sì, dicendo. sì. Quindi perché è utile, perché poi puoi fare la trascrizione del podcast nel tuo articolo, tutta una serie di cose che possono essere implementate e che possono aiutare. E anche il podcast, anche lì ci vuole tempo, eccetera, ma è un altro trend che va molto e che può essere alla fine penso, utilizzato da quasi tutte le persone che posseggono un blog. È vero. Che consigli dai a chi inizia ad avere il primo approccio con la SEO? Di non essere spaventato e di pensare veramente che
alla fine magari sembra un po', me ne rendo conto, ingenua come cosa da dire, ma sicuramente la cosa più importante è cercare di parlare e di risolvere veramente i problemi delle persone, perché alla fine, ok, sì, possiamo aprire anche qui, Google guarda anche altre cose, ma già questo è un enorme passo avanti che può aiutare e quindi da lì poi si può procedere. Poi di avere una, appunto, se bisogna iniziare a scrivere un blog, ad esempio, quindi approcciarsi con la SEO dal punto di vista proprio pratico, di avere le idee chiare che diciamo prima di creare una struttura, quindi una strategia strutturata. Quindi il Così famoso piano editoriale. esattamente il famoso piano editoriale. Vuoi spiegare per chi non sa cosa sia un piano editoriale, che cos'è? Semplicemente possiamo dire, quindi ritrovare, poi magari sei pure anche più esperta tu di me su queste cose, Il però piano insomma editoriale, ho amore e odio col piano editoriale, però è fondamentale. trovare, io alla fine la cosa anche lì pratica è trovare degli argomenti, riuscire a individuare di quali argomenti vogliamo poi andare a parlare. Non stiamo dicendo come parlarne, nella tipologia, nel Vero. formato, né come strutturarlo, né quando, perché quello poi sarebbe il calendario, ma proprio quali sono gli argomenti che vogliamo andare ad affrontare nel nostro blog. E quindi magari facendo una buona ricerca di parole chiave sarà molto più semplice in realtà Sì. farlo, perché se poi trovi le parole chiavi correlate, ti fai aiutare anche da un altro tool che mi ero scordata, che era Vai. Answer the Public, Answer the quello Public. Chi non lo con la conoscesse, persona che ti fissa. Io mamma mia, quel tipo! non lo so, Inutente. che è strano, non lo so, da una parte fa ridere, dall'altra no. Ti inquieta, a me inquieta quel tipo È in home page. inquietante, ti fissa ovunque vai. E dopo quando inizi a digitare e fai click, è lì che ti dà l'approvazione. Sì, Brava, hai ottima fatto domanda. bene. Mi è arrivata una domanda nei DM. Adesso vado a pescarla perché non posso toccare il cellulare, se no ho paura che caschi tutta la diretta. Non vorrei. E vediamo. Oh, vediamo dov'è. Anch'io vorrei che mi parlasse, non sto rispondendo a Experience Tuscany. Sarebbe bello se lui parlasse a un certo punto. Sì, è vero. Oh, Non chissà parla dove. perché mantiene tutti i nostri segreti alla fine. Alla fine è un tool, questo per chi non lo conosce, è un tool che fa vedere tutte le ricerche, anche delle altre persone su Google, che possono essere messe in ordine alfabetico oppure per preposizione, quindi le Esatto. varie di preposizione, tanti modi diversi in cui possono essere raggruppate le domande delle persone Poi con su il Internet. come, cosa, Quando, perché. perché, No, è fantastico. perché è molto utile per creare degli articoli. Quella è fantastica perché ad esempio scrivi matrimonio e ti viene fuori tutta la sfilza di cose che si possono chiedere riguardante il matrimonio. Sì, no. Esatto. O fotografo matrimonio, no? È fantastico. Non so quanto tempo ho perso a cercare Poi sì, keyword. inizio, oddio, devo fare qualcosa forse di altro per continuare a chiudermi. Fortuna è quello gratuito, non te ne fa fare tante, perché se È no. vero. Sì, mi pare 2 o 3 può essere? Forse tre. 3. È vero, sì. Ultimamente ne uso meno perché, come dicevo, uso altri tools, però sì. Mi sembra fossero tre. Ho trovato la domanda. Oh, io persona X che non ne so nulla della SEO e ho un sito web, posso sfruttare questa modalità per portare più traffico sul mio sito, ma devo prevedere dei costi. Come faccio eventualmente a scegliere la persona adatta che possa gestire tutto al posto mio? Spero si capisca. Quindi praticamente come riconoscere un professionista. Esattamente, come riconoscere il professionista proprio adatto e eventuali costi. Ciao Gabri, ci vediamo stasera. Ciao. E vabbè, possiamo dire sicuramente magari anche se questa persona ha una scheda Google My Business, questo può aiutare, se ha Ok. le recensioni, quindi tutte le cose che diciamo prima, se ha un sito ottimizzato, questo, o comunque un sito web, questo sicuramente può Aiuta. aiutare, aiuta sicuramente. E poi anche secondo me nel modo in cui si approccia una persona, perché la SEO può essere come può essere piena di tecnicismi, quindi secondo me una persona che prende il tempo di spiegare le cose veramente
perché se no spesso succede, ma non credo solo con la SEO, con tutto un po' il mondo del marketing, che ci sono persone che utilizzano delle parole, magari che alla fine non vogliono dire nulla, non prendono il tempo di spiegare le cose. Ecco, questo secondo me è un ottimo modo, avere qualcuno che spiega tutto nel dettaglio, così capisci che quella persona sa È quell'argomento. vero. Puoi anche delegare a qualcuno, però almeno che tu Esatto. abbia idea Almeno di di cosa sta una persona di facendo. cui ti fidi, che prende il tempo di spiegarti le cose, di fare i report, perché alla fine ci vuole tempo, quindi ci vogliono anche spesso dei report, almeno uno al mese, in cui si va ad analizzare quello che è successo. E magari neanche, ma questo di nuovo ovunque, persone che dicono: ah, in un mese sarai primo dappertutto, no? Diffidate da quelle Diffidate, persone. diffidate da quelle persone sulle piattaforme che non conoscete e che dicono: vi mando 80 backlink di qualità se pagate, se mi pagate, perché no? Ok, ma anche no. Google penalizza, quindi magari non farlo. E se è la prima cosa che dice una persona, non vi fidate, ecco, diciamo. Prima Perché parlavi dei... teoricamente noi non potremmo pagare le persone Ok. per farci citare sui loro siti con un backlink. Dovrebbe Ok. essere, idealmente dovrebbe essere Un una cosa mutuo spontanea. scambio. Sì, uno scambio, una cosa spontanea, a meno che non si va a dire che è un contenuto sponsorizzato. Anche lì sempre parentesi su parentesi su parentesi. Esatto, ci addentriamo in Esatto, mondo. però tendenzialmente ecco, non dovremmo pagare perché non siano strategie che non vanno, sono delle strategie che non vanno bene, ecco, non sono teoricamente volute da Google. E ti Buono potrebbe, e se sapersi. ne accorge, soprattutto se se ne accorge, ti può penalizzare e bloccare il sito. Quindi assolutamente cose da non fare. E Assolutamente. sicuramente se qualcuno la prima cosa che dice è: salve, arrivo io e ti do 150 backlink di qualità, prima di spiegare tutto il resto, magari ecco, scappare a gambe levate da quella persona. Sembra veramente la storia dei ti regalo i follower, comprami le Esatto. follower e via. Ma appena uno scopre che una di queste cose funziona, sicuramente ci si buttano molte persone per fare soldi facilmente. Vero. Prima parlavi dei report. Quali sono Sì. le metriche per avere un'idea di sito che sta funzionando, che ha un buon posizionamento? Beh, sicuramente la cosa magari più importante, possiamo vedere come una pagina, quindi sia, se parliamo dal punto di vista tecnico, quindi della SEO tecnica, le cose che dicevamo prima, se le immagini sono ottimizzate, i testi sono ottimizzati, tutto quello si fa inizialmente una site audit, quindi si vede a che punto sta, a che punto è già il sito di Ok. salute, e poi si decide insieme quali di queste cose devono essere migliorate e come, e poi si va a vedere se la volta dopo il punteggio è migliorato, se ci sono altri problemi, perché avere un sito col 100% sicuramente è quasi impossibile, soprattutto se il sito è molto grande. Però ecco, questo sicuramente, vedere che magari si fanno sempre meno errori può essere una buona metrica. E poi dal punto di vista anche del posizionamento, vedere come vanno, come se sta migliorando, se Google ha riconosciuto le parole chiave come si fanno prima e non fa cavolo, se il sale, poi dipende anche lì sempre da quali sono i target, gli obiettivi che ci poniamo. Facciamo un esempio, facciamo l'esempio di un fotografo di matrimonio, non so, toscano, che vuole Ok. posizionarsi in prima pagina di Google. Qua, su quante keyword massimo può posizionarsi? C'è un numero oppure no? Ma tendenzialmente poi dipende. Se dobbiamo dire, partiamo sicuramente dalla prima che stavi dicendo, che deve essere quella di matrimonio, fotografo di matrimonio toscano. Quindi in Ok. questo caso questa dovrebbe essere una delle keyword principali su cui è più importante poi andarsi a posizionare. Quindi sicuramente bisognerebbe trovare un modo per salire o almeno stare nelle prime posizioni su questa. Quindi poi dipende, però diciamo questa e poche altre correlate. Ok, non Devono essere, ecco, non cose sicuramente totalmente. dare importanza anche alla località, quindi come stavi dicendo te, quella è molto importante, quindi sicuramente una di quelle deve essere una delle, sia più importante e poi magari anche un po' più semplice posizionarsi per il discorso Ok. che ho prima, che è un po' più lunga come parola chiave. Ottimo, super. E dopo una mia curiosità, parlavamo sempre di metriche. La frequenza di rimbalzo ideale di un sito. Questo è difficile. Beh, sì, anche perché me ne occupo meno, perché non è proprio una cosa più da SEO che da Ok. altro.
non è proprio una delle cose che vai ad analizzare con la SEO, quindi non vorrei poi mettermi a entrare in cose che riguardano anche tante altre Io persone, non... poi magari io la E penso dicono un po', no. perché è dal mio punto di vista che è così, poi magari mi vengono a mangiare quelli che vanno, che invece poi si occupano di SEM, per carità. Dobbiamo Ah, andare quella è un'altra tranquilli anche cosa, con le ok. SEO. Ok, vedi, io da ignorante in materia SEO non No, so in proprio la realtà sì, differenza. anche i responsabili di Google hanno visto che non è una di quelle metriche che direttamente colpisce la SEO. Questo è buonissimo a sapersi. Sì, però poi Su. appunto anche lì, se poi le persone se ne vanno nel giro di un mezzo secondo, un secondo dal nostro sito, magari una domanda me la fanno anche qua. Comunque non Vuol va, dire che non va, va bene dal punto di vista della SEO, però. o le Magari foto ci si sono. caricano troppo lentamente Esatto. oppure hanno trovato una cosa che non c'entrava minimamente con quello che Un stavano errore cercando. ortografico enorme. Mamma mia, una bella H dove non ci sta. Stavo per dire la stessa identica cosa. Madonna, quelli non Beh, ce la guarda, posso fare. Andrea, mio marito, mi dice che sono una grammar nazi. Fai bene. Perché quando vedo quelle neo scritte male o c'è scritto senza sono là tipo, oh mio Dio! Ma sì, ma soprattutto a volte si vedono pure negli articoli dei giornali, una cosa vabbè. Non... Anch'io sono un po' polemica su questo, quindi poi inizieremo la seconda diretta, le polemiche. Esatto, le polemiche, vai. La grammatica. Super. Noi abbiamo finito l'ora. Se non avete altre domande, sappiate che comunque io questa diretta la salvo, la metto nell'IGTV, quindi la potete rivedere anche lì. Se E poi se non... volete continuare comunque a fare domande. Assolutamente, se volete Perché altre magari a domande... volte so di essermi fermata molto più magari in superficie, ma cercavo di renderlo il più chiaro possibile, quindi se qualcuno vuole sapere un po' più nel dettaglio. Per me sei stata chiarissima. Cioè, hai Grazie. spiegato proprio in un modo semplicissimo questo argomento che è un po' ostico, quindi ci sta. Ha una brutta nomea, io direi, più che altro. Ma Basta. perché non lo si capisce? Per quello. Esatto. Infatti, un consiglio che do, delegate questa parte. Assolutamente delegatela a chi ne sa, a chi è esperto, perché altrimenti rischiate di fare dei danni allucinanti. Parlo per esperienza perché ho fatto dei danni allucinanti, tanto che un danno era talmente tanto irrecuperabile che ho detto ok, approfittiamo che cambiamo nome, chiudo quel dominio lì e ricominciamo da capo, perché avevo Ma fatto un per il fatto disastro. del sito troppo con argomenti troppo diversi. Assolutamente sì, dopo avevo inserito keyword, non so, ad esempio fotografo matrimonio Trieste, per dire, in posti dove non doveva andare perché incasinava Google, quindi ho detto, e mi hanno detto, guarda, ti conviene cancellare tutto, facciamo prima, ok? Ce n'è Per proprio cui, Google a dirlo. è stato Google. Infatti, bravo Andrea, bisogna affidarsi a professionisti. Delegate quello che non sapete, altrimenti fate dei danni. E dopo è peggio. E dopo è peggio. Sì, Super. E assolutamente. qui se non avete altre domande, noi avremmo Esatto, su tutto. tutto. E soprattutto penso anche quello che dice Andrea, che è anche importante, che tutte queste cose spesso, oltre a doversi sempre, ovviamente, farsi aiutare, affidare da un professionista, sono tutte parti che secondo me devono lavorare insieme, che è anche una delle cose che mi piace più della SEO, perché non esiste appunto, come dicevamo, una strategia SEO se non abbiamo bene in mente anche altre cose e lavora a braccetto con le ads e con i social, perché È ovviamente vero. pubblicare, cioè fare pubblicità sui nostri social è un altro ottimo modo per cercare di aumentare i backlink. Quindi sono tutte cose che lavorano insieme in sinergia, che pare quello che dicevo quando parlavo della SEO olistica, semplicemente una SEO che vede tante strategie, come se fosse una strategia che incorpora altre strategie, quindi anche parlare spesso con altri professionisti e confrontarsi penso sia importantissimo. Sono d'accordissimo, l'unione fa la forza. L'unione fa la forza, Anche perché esattamente. non si può saper tutto, No, qualcosa è devi saperlo impossibile. in maniera superficiale, quindi devi assolutamente affidarti a chi ne sa di più. Sono d'accordissimo su questo. Abbiamo? C'è tutto? Nessuno si...
Abbiamo risolto ogni domanda SEO al mondo. Sei stata ultra, ultra chiara, perché se nessuna delle domande. Spettacolo. Spettacolo. Ora abbiamo distrutti con le informazioni. Può essere. Cervello fuga. Che sono lì tutti, oh mio Dio, adesso devo andare a mettere gli alt. Bravo, a fare la scheda Google My Business. Mamma mia, adesso appena scriverò il prossimo articolo e vedrò quegli alt, ti penserò. In realtà è bella questa cosa, grazie, ne sono felice. Maurizio ha una domanda. A proposito, come si può resettare un'indicizzazione errata? Beh, una domanda lunga anche questa, forse per il momento. Chiudere tutto il sito, scherzo. Cambiate dominio, tutto, chiudi il sito, via. Cambiamo zona. No, semplicemente, ecco, potrebbe essere rivalutare, inserire magari, ripensare alle keyword da che vogliamo fare indicizzare, quindi che vogliamo fare alla fine. Che vogliamo far posizionare per quella pagina e indicizzare per quella pagina, sono due cose diverse. Pensare a come metterle in maniera strategica, quelle che vogliamo far risaltare, quindi può essere nel titolo della pagina che non è l'H1, perché non vorrei che questo non fosse stato chiaro prima, e quindi metterlo nel titolo della pagina, nell'H1, magari le keyword correlate negli H successivi, quindi nell'H2, nell'H3, nelle foto, come stavamo vedendo prima, e magari anche riscrivere il testo in un altro modo, tanto brutta notizia. Gli articoli del blog spesso e volentieri hanno bisogno di essere rinfrescati periodicamente, quindi quello potrebbe essere un ottimo momento per farlo, cercare di migliorarlo piano piano con tutte le accortezze che abbiamo visto nel corso della diretta e poi soprattutto cercare anche di rivedere il testo in un qualche modo per cercare poi magari di far emergere la parola chiave che interessa. Quindi buone notizie, in realtà nulla è perduto. Nulla è perduto e non cancellare. L'unica cosa, ecco, non direi di, prima scherzavo, di cancellare la pagina così perché poi si va a creare un problema perché bisognerebbe fare il reindirizzamento, che quello è un altro serio problema di SEO. Quando Quindi compare cancellare una pagina l'errore. così e scappare non è. No. Era una battuta, non bisogna farlo. Non fatelo. Speriamo Tutti. Maurizio di aver risposto. Gli aveva già preso un colpo, devo cancellare tutto. Super, sei stata chiara anche per Maurizio. Ok, prego, sono felice. Super. Sofia, io ti ringrazio. Se non hanno altre domande, ti ringrazio per la disponibilità, sei stata veramente chiarissima. Infatti andrà a scrivere mai cancellare anche sui social, guai a chi cancella post, archiviate piuttosto. Vero, non cancellate Esatto. niente. Cancellare non è mai una buona soluzione. Una buona soluzione, purtroppo, come nella vita. È vero. Cerchiamo di modificare, dai. Ti rende Super. anche filosofo alla fine, la SEO. Hai visto? Cosa abbiamo Paziente, imparato? equilibrato. Abbiamo imparato un sacco di cose questa sera. Bello. Super. Ti ringrazio un sacco, Sofia. Sei stata gentilissima, super chiara. Grazie. Sono un piacere. Hai dato dei tips utilissimi, spiegati anche in maniera super semplice, per cui ci si può subito mettere all'opera, però mi raccomando, andate da lei se volete delegare, delegate. Se volete che qualcuno scriva i vostri alt text. Esatto, e lei vi penserà. Super, ringrazio anche chi ha partecipato alla diretta. Grazie veramente a tutti e a tutte le domande. E ci rivediamo alla prossima. È stato un piacere, a presto. Anche per me. Ciao Sofia, Ciao. ciao a tutti.